Un anno di stop forzato non ha placato la voglia dell'associazione Agape Sport di portare in Irpini a grandi campioni la seconda edizione dello Sturno Sport Festival, iniziata col botto. Presente il campione olimpico Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000 nel judo, personaggio simbolo dello sport campano che con la sua impresa ha ispirato anche il film L'oro di Scampia. I bambini ci danno tanta energia e noi siamo lì, li seguiamo. E si va avanti e magari riusciamo a rialzarci con grande carica agonistica. Noi abbiamo vinto due medaglie nel judo, due medaglie di bronzo, abbiamo partecipato con Christian Parlati, fatto una grande Olimpiade, non è arrivata la medaglia, ma tra 3 anni c'è Parigi. Oltre a Maddaloni è arrivato anche Gigi Mastrangelo, storico centrale dell'Ital Volley, capace di vincere tre medaglie tra Sydney 2000 e Londra 2012. Un po' tutti gli sport di squadra non hanno fatto bene, non hanno portato a casa medaglie. Dalla femminile ci si aspettava un po' di più, dalla pallavolo, perché erano le favorite. Spazio anche al ciclismo con il grande Claudio Chiappucci che oggi sarà protagonista di una pedalata in Altalpinia con i ciclamatori del posto. È la prima volta che io vengo a Sturno, infatti mi stavo guardando attorno, non conoscevo il paesino, però è bello perché sto guardando l'organizzazione, sembra molto di più. Se c'è così tanta gente, poi alla fine vuol dire che c'è anche voglia di presenziare, di esserci e di ripartire, ovvio. Lo Sturno Sport Festival regalerà la presenza di tanti altri campioni per continuare ad avvicinare, soprattutto i bambini, a queste fantastiche discipline.